Ah, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati, buon sabato a proposito, oggi è sabato 16 febbraio 2019, una giornata un po' particolare oggi, un po' speciale, sabato è sempre una bella giornata per molte persone, sabato in cui è il giorno in cui uno sta a casa, magari dal fine settimana, c'è qualcuno che magari deve lavorare, fa qualche straordinario e lavora la mattina, una cosa abbastanza così usuale che si usa soprattutto in Italia. Mi ricordo che a suo tempo i sabati erano giornate spesso di lavoro, però con mezza giornata praticamente guadagnavi quello che guadagni in una giornata intera normale di lavoro, essendo appunto straordinario ed essendo pagato 50%, 100%, 70% in più. Poi qualcuno faceva un po' come voleva, e comunque non andiamo nel merito, insomma. Il sabato rimane pur sempre una giornata bella, una giornata speciale, una giornata particolare. Allora, invece il venerdì, come è andato il venerdì sera? Come l'avete passato? Da me è giornata normale. Purtroppo non c'è tregua, non c'è pace, i lavori continuano i lavori dentro casa, continuano oggi, praticamente siamo impegnati tutti quanti che conosco praticamente a preparare, a fare il grosso del trasloco dei miei suoceri. In pratica ci saranno da portare tutte le cose pesanti del loro appartamento, perché sapete che la casa che abbiamo trovato è divisa praticamente in due, una casa grande, diciamo, indipendente per noi, e una sorta di bungalow di fianco, una così un piccolo appartamentino di fianco dove ci andranno a stare i miei suoceri, i quali abbiamo fatto in modo di preparare il mese di gennaio il trasloco mio e il mese di febbraio il trasloco loro. E quindi il mio trasloco è finito, ci sono soltanto lavori di spacchettamento, di mettere le cose a posto, bene o male le cose le ho montate tutte, i mobili li abbiamo montati tutti. È chiaro che a questo punto il grosso del lavoro rimane effettivamente soltanto appunto il trasloco dei miei soci, quindi anche oggi sarà una giornata particolare. Il tempo è bellissimo, la notte fa ancora molto freddo, in questo momento sono le 6:30, le 6:35 del mattino, comincia lentamente ad albeggiare, l'alba rimane sempre una cosa bellissima, e cielo stellato fantastico, temperatura meno 3, quindi ancora la notte fa freddo, ma durante il giorno le ore più calde le temperature schizzano su verso l'alto fino a raggiungere quasi i 10 gradi, e quindi chiaramente sotto il sole si sta veramente bene. È previsto questo tempo almeno fino a metà della prossima settimana, quindi non ci saranno nessun problemi. Oggi è chiaramente sabato, sapete che magari la trasmissione in generale, lo dico sempre, poi magari non riesco a farlo però perché poi mi dilungo nei discorsi, però anche perché poi gli argomenti sono sempre molti, no, da trattare. Ma così il sabato facciamo una trasmissione un po' più corta, cerco di non tenervi troppo impegnato, di farvi un po' di compagnia, darvi qualche notizia principale, per prepararvi un po' per le partite del fine settimana, in cui già ieri ce n'è già stata una, quindi c'è già stato l'anticipo, partita senza storia, che non ha detto praticamente nulla, la Juventus ha vinto senza nessun problema col Frosinone in casa, quindi diciamo che dice: oh, che novità, la Juve ha vinto. Penso che ci sia poche novità, insomma. La Juventus che è una squadra che quest'anno io sono abbastanza convinto che sorpasserà il record della Juventus di Conte, sinceramente, perché non vedo come non possa farlo, a meno che nella fase finale della stagione, quando ormai ha già vinto il campionato, e così magari se Dio vuole ci trovano la semifinale di Champions eccetera, magari concentreranno chiaramente molte più forze portate proprio all'impegno della Champions, e magari può darsi che rallenteranno un po' in campionato, e magari qualche partita importante, qualche trasferta pericolosa, può darsi che lasceranno qualche punto, come può anche darsi che avendoci due squadre, poi la Juve la conosciamo come
Juve c'ha quel DNA, quel carattere, quella voglia di vincere sempre, e sicuramente fatto sta che anche ieri non c'è stata nessuna storia, insomma, la Juve ha vinto senza troppi patemi, senza troppi pensieri. E quindi penso che ci sia ben poco da dire. C'è anche una bella partita, anche Napoli-Torino, penso che anche questa sia una partita che lascerà poco. Il vero campionato, ragazzi, comincia dal terzo posto in giù, il fatto dell'Inter, tutto il casino che sta accadendo, mediatico e non all'interno della società e non anche al di fuori, quindi del caso Icardi, che diventa sempre più un caso veramente proprio di Stato, se vogliamo, caso incredibile, effettivamente, perché ripeto, è un unicum proprio in generale, una cosa unica nel suo genere, e con tutta probabilità penso che non esisterà più un caso così. Penso che pochi giocatori poi faranno fare il procuratore alle mogli, effettivamente. Perché quel discorso che avevo detto ieri, per esempio, ho sentito Ivan Danzaroni a Radio Radio riprendere esattamente la mia trasmissione che io feci 2 giorni fa. Non lo so se abbiamo entrambi avuto la stessa idea o se evidentemente mi ha ascoltato. Mi farebbe un enorme piacere, perché io stimo molto Ivan Danzaroni, lo stimo come giornalista, lo stimo tanto anche come persona. Alle volte magari posso non essere d'accordo con lui, con le sue analisi, ma in ogni caso è un giornalista, chiaramente un direttore, quindi, ma è un giornalista veramente di tutto rispetto, e nel caso in cui mi ascolta veramente lo saluto e con un fortissimo abbraccio e una grandissima stima, mi ha fatto molto così, ascoltando ieri Radio, in pratica ha detto le stesse parole che io vi dissi, che ho detto 2 giorni fa, portando proprio il caso di Lali Blasi, quando appunto parlò di Spalletti, della scelta di Spalletti della società, in pratica contro, diciamo, difendendo il proprio marito, difendendo appunto Francesco Totti. La cosa ebbe una grande risonanza, chiaramente, perché poi a Roma ogni volta che parli di Totti ha un gioco forte, una grande risonanza, ma non fu la stessa cosa. Cioè, non può essere la stessa cosa che il caso di Icardi. I motivi chiaramente sono enormi, sono estremi, ma è proprio questo problema, è proprio questo disguido che porta tutta la faccenda di Wanda Nara. Dovrei dire Wanda, ragazzi, perché lei effettivamente si chiama Wanda, però non mi viene spontaneo, mi viene Wanda. Magari Wanda potrà scusarmi per questo, penso che mi capirà. Perché tu non sai mai se parla la moglie, quindi difendendo il marito, facendolo giustamente per amore, ed è una cosa più che legittima e anche più che comprensibile. Quando tu hai se qualcuno va a toccare la persona che ami, diventi una iena. Questo mi sembra normale, ti senti portato, ti senti obbligato dai sentimenti che provi, da un fatto etico, da un fatto morale, a difendere in tutto e per tutto la persona che giustamente ami e che giustamente vai difendendo con tutto te stesso. Però il problema è che tu sei anche la procuratrice, cioè, vedete, il problema nasce proprio da lì. Il fatto sta che ormai è una rottura insanabile. Al 90% Icardi non giocherà contro la Sampdoria, quindi vediamo come risponderà l'Inter, perché già l'Inter è una squadra quest'anno abbastanza in crisi, perlomeno per il momento, non ha uno straccio di gioco, non sa esattamente come devono giocare, in che modo interpretare le partite, e se gli manca il giocatore migliore, il golador, perlomeno quello qui, è pronto a realizzare molti gol, non lo sai mai come può reagire la squadra, come reagirà la squadra e che tipo di prestazione farà. Se magari cerca di dare di tutto proprio per dimostrare che manca Icardi. Però, ragazzi, sapete qual è il problema? Il problema adesso ormai piano piano ci stiamo andando. Purtroppo è l'argomento di questi giorni, chiaramente. C'è una cosa da considerare. La società ha tolto la fascia di capitano a Icardi. Lo sapete che normalmente è una cosa che non si può fare?
perché la fascia di capitano normalmente lo decide la squadra, non decide la società, non decide l'allenatore, decidono i compagni. Di fatto sono i compagni che dicono chi è il loro capitano, da chi si fanno rappresentare, chi è per loro il giocatore, la persona simbolo per tutti, il leader per tutti. Sono i giocatori stessi, la squadra stessa che ci arriva quasi d'inerzia a scegliere il loro capitano. Quasi come che non ce n'è bisogno, cioè di dire vabbè tu hai la fascia al petto, ma vedete in campo la squadra decide chi è il loro leader, chi è il loro rappresentante. La società può dire guarda il capitano è costui, ma se la squadra non lo ritiene capitano, non lo tratterà mai da capitano. Magari tratterà da capitano un'altra persona, un altro giocatore che magari non c'ha la fascia di capitano. Si stanno completamente sconvolgendo le cose, cioè le società si credono in questo modo di, non dico di ricattare, capito? Ma sono prese di posizione che cercano di fare all'interno degli spogliatoi, all'interno di un gruppo, che sono sbagliate. Vi ricordate il caso anni fa che ci fu, caso Biglia e Candreva alla Lazio, in cui di fatto la squadra aveva scelto Candreva il loro capitano, ma la società col tentativo di trattenere Biglia, cosa che poi tra l'altro tra virgolette ha funzionato, ma fino a un certo punto, perché poi dopo è andato via l'anno successivo, ma la società, no? Cercare di trattenere, responsabilizzare, per dare un contentino in più, no? È deciso di fare capitano direttamente Biglia. Però la squadra difatti non lo ha riconosciuto come tale. E che cosa è successo? È andata di fronte a una stagione complicata. Adesso se la squadra dell'Inter riconosce come Icardi il loro capitano, lasciamo parte due o tre elementi che va bene. Non è che la società che faccia una scelta del genere faccia del bene alla squadra. Vedete quante le volte è difficile. E questa è una cosa, cioè quello che ha fatto la società è una cosa, anche qua è un unicum proprio, perché il giocatore in realtà non ha fatto nulla, cioè la società ha voluto punire Icardi facendo una presa di posizione che di fatto è vietato, che di fatto non ha nessun senso fare, perché se tu alla squadra gli togli il loro punto di riferimento, il loro capitano, la squadra ne risentirà. E se la scelta di Handanovic non lo riconosce come tale, la squadra ne risentirà. Quindi in realtà è come darsi la zappa sui piedi, no? È come sputare verso il cielo e cercare di beccarsi in un occhio da solo, insomma, per farci capire. E questo è quello che ha fatto la società. Per punire Vandanara, per dalle sue dichiarazioni, dalle sue cose che magari ha detto in trasmissioni televisive e tutto quanto, magari esagerando, in fin dei conti magari esagerando, facendo la pipì fuori dal vaso, come dico sempre, no? Su questi comportamenti, eccetera, ha voluto punire Icardi, ma in realtà si è quasi punita da sola. Ecco perché più passano i giorni, più ci ripenso e più mi rendo conto che di non essere d'accordo con le parole di Marco Mari, anzi di pensare esattamente al contrario. Più passa il tempo e più mi rendo conto che per me la società ha sbagliato. Io penso che forse con un certo tatto, evidentemente con una certa così, la società avrebbe dovuto prendere, parlare con Vandanara e dire cerca di limitare nelle dichiarazioni che fa in televisione, perché quando tu fai la dichiarazione così c'ha un eco enorme, ha una risonanza enorme che come tale porta delle conseguenze, e questo ai giocatori e al gruppo non fa bene. Tra l'altro io credo anche che lo stesso Icardi non credo che sia sveglio fino alle 2 di notte, soprattutto poi quando la domenica sera quando lui appunto c'è la partita, si deve allenare, deve andare a dormire presto, sarebbe quasi strano. Cioè quindi che se Icardi dice io non so niente di quello che dice mia moglie in televisione, io francamente non solo sono portato a crederci, ma sono portato a dire che è giusto che lo faccia.
Ovvero, che cosa si direbbe a un certo momento se un professionista sta sveglio fino alle 2 o alle 3 di notte? Magari anche a casa, così, a guardare la televisione, appunto. Uno potrebbe pure dire, cavolo, ci credo che il giorno dopo magari sei rincoglionito in allenamento, si senti stanco. Quindi quasi quasi io ci credo, poi dopo chiaramente esistono i social, esiste tutto il resto, quindi diventa complicato non credere che a distanza di ore e ore lo stesso Icardi non sa quello che ha detto la moglie, ma nel momento immediato, se lui dice io non so cosa ha detto, ci posso anche credere. Cioè, io lo trovo veramente tutta una faccenda veramente assurda. Tra l'altro poi, se tu vuoi vendere il giocatore, tu metti alla berlina, metti delle problematiche al di fuori, di fatto deprezzandolo, di fatto cioè, è tutta una faccenda che, non lo so, mi appare tutto veramente al contrario. È come se io ho una casa in vendita, voglio vendere una casa e vado a raccontare che la mia casa ha delle infiltrazioni o che la mia casa magari ha dei problemi. Io voglio vendere la mia macchina e voglio dire sì, puoi comprare la mia macchina, però tieni presente che c'ha le sospensioni rotte, le devi cambiare. Magari non glielo dico, capite che voglio dire? Magari gliele cambio senza dirgli niente. Cioè, ecco perché io trovo veramente tutto assurdo. L'unica cosa sensata che sto trovando è che già si stanno cominciando a muovere le prime acque, a muovere i primi tasselli, no? I primi movimenti per portare Icardi alla Juventus. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Già, non so, ecco il Twitter di Chiellini che comincia a seguire Icardi su Instagram, tutte queste piccole cose sui social che io ripeto, io non me ne intendo, ragazzi, sinceramente. Tutta la faccenda mia qua della radio, dei miei social, eccetera, me la cura tutta Gabriele, per quello che io mi sono affidato a lui per queste cose, per quello che dico che non faccio, seppure è una radio di hobby fatta così per passione, non mi avventuro a fare il lavoro tecnico perché non sono per niente capace. Quindi, voglio dire, oggi veramente nei social è così. Quindi ci sono già piccoli indizi che fanno pensare che Icardi a fine stagione, il problema è come ci arriverà a fine stagione, il problema è la società, la squadra come ne risenterà. Non lo so, a me mi sembra proprio di una storia veramente stranissima. L'unico fatto concreto è che probabilmente, anzi sicuramente, sono sicuro di questo, anche se la società già fa trasparire che Icardi ha un'infiammazione al ginocchio, il che può essere normalmente quando è così per un calciatore e una, diciamo anche per un atleta in genere, diciamo anche per una persona in genere, francamente, perché io ci soffro di problemi alle ginocchia, quindi lo so benissimo che cosa significa. È chiaro che può essere un problema grave che magari può anche prolungarsi nel tempo, sicuramente. Fatto sta che se decide di mettere fuori Rosi Cardi, non lo so, ragazzi, veramente io credo che tutta sta faccenda per me può essere una grandissima occasione per gli altri da dietro a questo punto, veramente, perché anche la partita di Europa League di giovedì non mi ha per niente convinto, perché l'Inter soprattutto nel secondo tempo praticamente non ha fatto nulla con una squadra che farebbe veramente fatica nella nostra Serie B, non ha fatto nulla, ma nulla. Quelle sono partite di qualificazione, non è che da dire vabbè vinco 1-0, vinco 10-0, faccio sempre 3 punti, no, se invece di farne soltanto 1-0 anche senza sferta ne avesse fatti 3, la partita di ritorno sarebbe stata una partita diversa, più tranquilla, più spensierata. Invece tu ti ritrovi a fare una partita di ritorno dove sei ancora abbastanza in bilico perché tu giochi a San Siro, prendi gol, per qualche ragione prendi il gol, ti complichi subito la partita, si può finire calci di rigore, insomma. Cosa vuol dire questo? Che l'Inter ha voluto solo amministrare, non ha voluto affondare il colpo per risparmiare energie qua di là, o forse perché effettivamente non è in grado? Ricordiamoci che vi arriva da due sconfitte consecutive. Cioè, vedete, cosa dicevo ieri? Se tu in un club puoi portare per forza una mentalità, una cosa riferita a un altro club, che va bene in un altro club, non è detto che va, siccome va bene di là, va bene anche per me.
questo è il punto del discorso. L'Inter per la sua storia non è la Juve. Se Marotta si pensa di portare la Juventus, ecco, prendendosi Conte qua e di là, all'Inter, per me può essere effettivamente un gioco pericoloso, perché la storia dell'Inter non è questa, il suo DNA non è questo. Tant'è vero che l'Inter c'ha altre qualità, dice, ma vince poco, vince meno. Ragazzi, se noi guardiamo quello che ha vinto l'Inter, a me mi sembra che vince tanto poco. Ha vinto 3 Champions League, ha vinto 18 campionati, è l'unica squadra a non essere mai stata in Serie B. Voglio dire, è una squadra con una sua storia. Vabbè, comunque dai, adesso andiamo in pausa, va? Ci ascoltiamo una bella canzone e quando rientriamo così andiamo a parlare delle partite di oggi e chiaramente le partite del fine settimana. Ci sentiamo più tardi allora. A dopo, ragazzi. In your room,
Oh, rientriamo, andiamo di corsa. Oggi è tutta musica straniera, eh. Una cosa, ragazzi, prima di andare alle partite di oggi, voglio prendere 2-3 minuti velocemente, perché ieri sera, per me ieri sera, visto che non c'ho il tempo praticamente la mattina, ma io mi registro la trasmissione su Centro Suono Sport, no? La radio praticamente di Mario Corsi, di Marione, specifica sulla Roma, e devo dire che mi piace, devo dire che c'è tanta pubblicità, però devo dire che è la radio che mi, così, che mi piace, che mi affascina, la trasmissione che si chiama Te la do io Toki. E ieri Mario Corsi ha fatto un ragionamento che mi ha fatto riflettere e che volevo così riproporvi anche a voi, per quanto riguardava tutte e due le squadre romane. C'è una radio romanista per eccellenza, con uno dei tifosi, no, romanisti più conosciuti della capitale, che in questo caso ha parlato anche a nome dei laziali, e ha fatto un discorso che lo trovo pienamente corretto, cioè del dire che a Milano i giornali si arrabbiano tanto perché in realtà non si vince da 8 anni. L'ultima squadra, diciamo, cose importanti da vincere, no? Qualche coppetta, anche se poi alla fine ha vinto soltanto il Milan, mi sembra, la Coppa, la Supercoppa, e l'anno dopo del famoso triplete l'Inter, mi sembra che dovrà vincere a parte il mondiale per club, ha dovuto vincere anche, mi sembra, la Coppa Italia in finale col Palermo, mi sembra, il 2011, e poi la Supercoppa, mi sembra che dopo vinse la Supercoppa, è uguale. Come quello che voglio dire è che l'ultima cosa grande che si è vinta a Milano è stata gli 8 anni fa, 9 anni fa, ovvero appunto la famosa anno dell'Inter del triplete. Tornando poi al discorso di prima, che l'Inter, no, è una grandissima squadra, che ha una sua storia, eccetera eccetera. Ecco, e i giornali milanesi si arrabbiano tanto e spingono, invitano le società a spendere, a investire, a cercare di fare in modo di portare le due squadre milanesi, indistintamente che siano Inter o Milan, a farle vincere qualcosa di importante. Chiaramente quando si parla di qualcosa di importante si intende due cose: o la Champions League o il campionato, e quindi si spinge proprio per questa ragione qui. E diciamo, nello spingere chiaramente ci sono anche forti critiche, qualora magari c'è da criticare. Non a caso il Milan è stata l'unica squadra che ha fatto un mercato di gennaio veramente importante. Non a caso il Milan sono praticamente 2 anni che fa un mercato importante, a parte l'ultima estate chiaramente, però per esempio, no? Il concetto rimane questo. E invece per le romane paradossalmente tutto questo non accade. Noi andiamo a prendere i giornali di Roma, di Lazio, praticamente si parla di tutto il resto tranne che di questo. Voi giustamente mi direte, che fai, paragoni Inter e Milan a Roma e Lazio? Roma e Lazio hanno vinto 5 campionati in 2 nella loro storia, è chiaro che non li paragono, non li metto come metodi di paragone, però li metto a confronto delle società, delle presidenze che avevano prima delle attuali presidenze, ovvero tra Cragnotti e Sensi, in cui all'epoca i giornali erano molto critici, spingevano molto perché le società dovevano vincere, dovevano investire, dovevano fare qualcosa in più per portare appunto a vincere, a fare qualcosa di importante. E oggi invece non lo fanno più. Oggi si sta, allora, per quanto riguarda la Lazio addirittura paradossalmente non c'è, una volta si faceva, qualche anno fa c'è stata qualche grossissima protesta da parte dei tifosi della Curva Nord proprio nei confronti di Lotito, una protesta, vi ricorderete, la paiolata con le bandiere bianche, no? Lo stadio, eccetera eccetera. La stessa cosa scusate, oggi invece tutto questo non accade più, si sta accontentando della mediocrità. Per quanto riguarda la Lazio ormai lo sanno, lo dico è questo: non spende soldi, non investe più in tot, compra giocatori da 7 milioni non di più, come Durmisi. Se poi riesce a fare il grande colpo, Tari riesce a essere un fenomeno e trova giocatori come Lucas Leiva pagato 6 milioni, che è un fenomeno, quindi fa un grosso colpo.
si prende Milinkovic a 18 milioni e fa un grosso colpo, e poi magari però prende Durmisi e purtroppo prende un giocatore effettivamente sbagliato per la Lazio. Però quello è il suo standard. I tifosi laziali ormai si sono così rassegnati, e i giornali che fanno tutti zitti, va benissimo così, non spingono perché il presidente, perché la società spenda qualcosa di più, perché investa qualcosa di più per diventare più competitivi, per portarti poi un giorno eventualmente a vincere, ecco, di nuovo un campionato. Ricordiamo che l'ultimo campionato la Lazio l'ha vinto 20 anni fa, la Roma 19 anni fa, cioè è una cosa veramente impressionante se noi ci pensiamo con attenzione, ok? Per la Roma addirittura praticamente a botte di 5 anni si ricomincia parlando di certe cose come fossero effettivamente tutti i giornalisti venduti, giornalisti amici, amici del presidente, qua di là. Adesso c'è il progetto giovane e il progetto italiano, ma il progetto giovane della Roma era nato già 8 anni fa, fin dall'inizio, vi ricordate, con i vari José Angel, no? Eccetera eccetera, con Okaka, che addirittura fu preferita a Francesco Totti all'epoca, e tutte queste belle cose. Totti che era pigro, sono passati 10 anni, non si è vinto niente, adesso hanno ricominciato col dire ci vuole una Roma giovane italiana. È quello che io ho sempre voluto, è quello che mi sono sempre augurato. Tra l'altro spesso a suo tempo ne parlavo con Fabio Fatale, il mio socio, e ci arrabbiavamo proprio per questo, che le società di club importanti italiane non spingessero per prendersi i giocatori italiani. Ma io torno a dire una cosa, non è che è un processo che la Roma ci è arrivata di volontà, la Roma ci è arrivata per casualità. Perché? Perché quest'anno è stata palesemente sbagliata la campagna acquisti. E quando tu sbagli la campagna acquisti o i due giocatori all'occhiello, quelli che hai pagato più soldi e che gli dai l'ingaggio più alto, in pratica sono due flop veri e propri, è chiaro che poi dopo, se fai una somma tra tutti, alla fine tu ti ritrovi ad avere 7 giocatori in campo italiani. Perché? Perché in realtà hai fallito prima. Cioè non è che la società, se avesse puntato sui giocatori italiani, allora invece di prendere Pastore avrebbe preso Tonali, per intendersi. Invece di prendere Schick avrebbe preso Immobile, avrebbe preso Belotti. Allora avrebbe detto ok, punti su giocatori italiani. E la cosa mi fa enormemente piacere. Non prendi Olsen, un portiere svedese, ma te prendi un portiere italiano. Stesso Mirante era un caso che stava giocando, giocava in realtà martedì perché non c'era Olsen, altrimenti giocava Olsen e lui portiere titolare. Anche il fatto uno dice ma la Roma punta sui giovani, ha comprato giocatori giovani, se andiamo a fare un elenco non mi sembra proprio effettivamente così, tra Collaro, Pastore, Marcano, tutti i giocatori dai 27-28 anni su, non mi sembra che siano tanto giovani. In mezzo chiaramente a questi acquisti ha fatto anche due tra questi di giovani, il cui tra l'altro gli è scoppiato questo caso incredibile di Zaniolo nelle mani, in cui la società adesso in realtà sta cercando di fare di tutto di più, però io sono abbastanza convinto che a fine anno se lo venderanno. Come gli arriveranno, se si crea, continua a crescere così ragazzi, e si comincia a creare un'asta tra le grandi squadre, il prezzo sale fino a portare di 60-70 milioni, conoscendo la Roma prende. Ma poi non è soltanto un fatto di Roma, che uno dice ok, la Roma che deve fare? Ti danno tanti soldi e devi darlo per forza. No, in quel caso lì è proprio il giocatore, è il giocatore stesso che ti dice sta a sentire, prendo e me ne vado. A meno che tu non lo cominci a rimanere, e non solo lo cominci chiaramente con l'ingaggio e con i soldi, ma magari lo convinci facendogli intorno una squadra competitiva, cioè dicendo guarda che tu rimani con noi, entro 2 anni vinci il campionato, poi vinci la Champions League, vinci qualcosa di importante, altrimenti il giocatore per crescere e maturare se ne va direttamente in un'altra squadra. Questa mi sembra una cosa più che logica. Ecco, tornando al monte del discorso, insomma, da parte dei giornali sembra che così ci sia una rassegnazione totale a questo stato di cose, e i giornali praticamente non invece di ribellarsi, di scrivere, di fare qualcosa, mica dico di fare chissà che cosa, magari ecco di dedicare tutti i giornali sportivi romani più importanti dedicano una pagina al giorno soltanto sul fatto di ricordare alla società che è arrivato il momento di vincere.
perché lo stadio può essere sì una cosa in più che ti può portare chiaramente a ottenere risultati a vinci, ma ripeto, anche il Frosinone ha lo stadio di proprietà, mi sembra che abbia vinto il campionato, ieri ha preso 3 gol alla Juve. Scusate ragazzi, nella distrazione stavo investendo un gatto, per fortuna sono riuscito a evitarlo e gli ho salvato la vita, ma sono andato vicino per ammazzare un gattino, tra l'altro un gatto piccolo piccolo. Per fortuna tutto bene, è vivo, vivo vegeto, è scappato di corsa appena visto la macchina arrivare a grandi falcate. Sono sempre graziosi. Dai ragazzi, su, andiamo velocemente a parlare delle partite prima di arrivare in chiusura, perché lo ripeto, oggi è sabato, sabato non voglio trattenervi più di tanto, vi voglio così mandare un po' dalle vostre famiglie, dai vostri fidanzati, fidanzate e quant'altro, che non invece sta qua a parlare con me. Invece passate un po' di tempo con i vostri cari, che magari durante la settimana avete meno tempo per colpa del lavoro. Allora, le partite di oggi alle 18, Cagliari-Parma, partita interessante, bisogna vedere come rispondere al Parma, però insomma. Poi ore 20:30, partita della serata, partita della giornata, Atalanta-Milan, partita importantissima, sarà una partita bellissima sicuramente. Alle 8:30, attenzione, 20:30 su Dazon, poi 12:30, Spal-Fiorentina. Sono curioso di vedere come risponderà alla Fiorentina a questa importante partita. Poi ore 15, Udinese-Chievo, Genoa-Lazio, quindi la Lazio che ritorna dalla partita di Europa League direttamente domenica alle 15, sempre alle 15 Empoli-Sassuolo, ore 18 Inter-Sampdoria, partita molto 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 interessante, poi domenica sera 8:30, 20:30 Napoli-Torino e poi lunedì il famoso Monday Night che a me non piace, tra Roma e Bologna. Queste sono le partite. È chiaro che la partita del fine settimana rimane Atalanta-Milan. Si è spenta la macchina. Chiaro che la partita più importante, la partita più bella è proprio Atalanta-Milan, che c'è proprio questa sera. La vedrò. Dov'è la curiosità? Io voglio vedere come il Milan, la difesa, questa difesa arcigna, robusta del Milan, questa fase difensiva del Milan, unita chiaramente a un centrocampo molto fisico, molto muscolare e anche molto folto, se vogliamo, da parte del Milan, riuscirà a tenere botta contro l'attacco devastante che ha l'Atalanta in questo periodo, in cui ti mette alle corde, in cui ti costringe nella tua area di rigore, in cui ti schiaccia pronta, attaccandoti in massa con tutti i giocatori, con tutta la qualità che hanno. Chiaramente è la sfida tra Piontek e Zapata, quindi è una partita piena di spunti, e poi chiaramente è una partita, io penso che sia soprattutto per l'Atalanta una partita spartiacque, perché da questa partita l'Atalanta saprà veramente se sarà lì per lottare per la Champions League o si dovrà accontentare, si fa per dire, dell'Europa League, perché se dovesse anche non perdere, pareggiare e quindi lasciare il Milan lì vicino come c'è attualmente in questo scontro diretto, allora sì, allora l'Atalanta è una squadra che quest'anno potrà dire la sua fino all'ultima giornata, e io credo fondamentalmente che andrà così. Se dovesse addirittura vincere, a maggior ragione, prendere la slancio, diventerà automaticamente quarta in classifica, e penso che, ormai non, a parte che non è più una sorpresa, ormai l'Atalanta è una realtà del nostro calcio, del nostro campionato, e credo che diventerà anche un modello per le altre, ma soprattutto, ripeto, sicuramente sarà una cosa importantissima, sarà una partita, saprà dire. Cioè, se l'Atalanta dovesse battere anche il Milan, ragazzi, io penso che non ci sia ben poco da dire,
veramente, poi dipende anche dal modo e dalla prestazione con cui tu ottieni quei risultati. Se invece dovesse perdere in casa contro il Milan, questo vorrà dire uno, chiaramente, che il Milan è la candidata numero uno per arrivare quarta, molto di più della Roma, eccetera, perché la campagna acquisti che ha fatto, i giocatori che ha preso e il modo che ha soprattutto di giocare me la fa mettere tra le favorite, la favorita numero uno, qualora dovesse andare addirittura a vincere a Bergamo, cosa che mi sa che quest'anno non è ancora riuscita a nessuno. Dobbiamo guardare le statistiche e quant'altro, la tabella eccetera eccetera, almeno questo per quanto riguarda l'Atalanta e il Milan. Quindi è una partita che sarà sicuramente la spartiacque per entrambe le squadre. Questa partita dirà chi delle due squadre, o eventualmente entrambe, qualora dovessero uscire fuori con un pareggio, perché un pareggio alla fine paradossalmente fa bene a tutte e due, perché c'è un punto tra le compagini, per cui il pareggio fa bene a tutte e due. È chiaro che fondamentalmente questo è un turno molto pro Roma, perché di là c'è Genoa-Lazio. La Lazio è decimata dagli infortuni, viene da questa ennesima fatica di Europa League in cui addirittura l'ha vista sconfitta, che effettivamente lascia presagire una partita così complicata da parte della Lazio, che dall'esito non scontato. Tra l'altro poi spesso Genova non ha fatto molto bene la Lazio contro Genova, per cui la Lazio è una partita difficile, che se credo che se magari dovesse uscire fuori con un pareggio va bene. E la Roma gioca in casa col Bologna, quindi la lotta per il quarto barra terzo posto diventerà sicuramente fondamentale. E poi chiaramente dobbiamo vedere, appunto, come abbiamo parlato prima dell'Inter, come risponderà a tutta questa questione di Icardi e quant'altro, che veramente sta tenendo banco già da tempo. Quindi è una domenica particolare, è una domenica molto tesa. Ripeto, quello che mi lascia veramente da pensare è come il Milan riuscirà e come Donnarumma riusciranno a bloccare questo attacco stellare stratosferico dell'Atalanta che c'è in questo periodo. Un periodo tra l'altro che va avanti da tempo, perché va avanti veramente da tempo. Ragazzi, siamo già in chiusura, oggi è volata proprio, è stata una trasmissione che è volata molto via, tra qualche problemi, qualche mancato ammazzamento di gatti eventualmente in giro con la macchina, sono stato bravo a evitarlo, vi dico la verità, perché non è bello, insomma, non avrei mai voluto, tra l'altro era veramente anche un cucciolotto, quindi non era neanche un gatto adulto, era pure un cucciolotto, quindi così, insomma, io vi auguro un buon sabato, una buona. Noi ci sentiamo chiaramente domani, dove andremo ad analizzare chiaramente nello specifico la partita in questione, Atalanta-Milan, perché è la partita della giornata, è la partita in questione. E io sono più che convinto che, ragazzi, assisteremo a una partita veramente, veramente bella, veramente tesa. Allora andiamo avanti, chiaramente oggi è giornata dove ascoltiamo soltanto musica straniera, andiamo a cercarci qualche cosa di carino in fase di chiusura, per ascoltare, e noi ci sentiamo appunto domani, mi raccomando, oggi giornata, ripeto, è un po' così, vai. Allora, un abbraccio come sempre a tutti i miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci sentiamo domani, ciao, passate un buon sabato, un abbraccio fortissimo a tutti. So.